Il 9 giugno si è insediato alla presidenza della regione Sergio Chiamparino. Il presidente neoletto ha comunicato il giorno successivo la composizione della nuova giunta regionale composta da 11 assessori. I cellulari sono pericolosi, istruzioni per un uso corretto è il titolo della ricerca presentata dal Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, a Palazzo Lascaris. La relazione sui risultati è stata svolta dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Ha preso il via la rassegna Il Piemonte in Giardino, che anche quest'anno torna ad animare dal 9 al 18 giugno il giardino di Palazzo Sormani in Piazza Solferino a Torino. Per assistere agli incontri e alle conferenze è necessaria la prenotazione. Il Consiglio regionale ha predisposto un corso di formazione per i propri dipendenti, in particolare per quelli a contatto con il pubblico, sulla lingua italiana dei segni. L'iniziativa rientra nel rapporto di collaborazione siglato con l'Ente Nazionale dei Sordi del Piemonte. 45 anni fa è stato fondato il Centro Studi Piemontesi, che per l'occasione ha aperto la propria sede esponendo documenti, lettere e fotografie. Il Centro Studi Piemontesi collabora con le istituzioni per promuovere e tutelare l'originale patrimonio culturale e linguistico piemontese. È stato presentato all'Archivio di Stato di Torino il canale YouTube Cineimpresa TV, che raccoglie la storia cinematografica delle imprese italiane, numerose sono le piemontesi, realizzato anche con il sostegno della Regione Piemonte. Con la chiusura dell'anno scolastico sono terminate le visite delle scolaresche che in totale da settembre 2013 a giugno 2014 hanno portato a Palazzo Lascaris 369 classi, 150 delle scuole elementari, 115 delle medie e 96 delle scuole superiori, per un totale di 8.826 studenti e 832 docenti. È stato pubblicato il bando di concorso del premio Gianni Oberto 2014 per tesi di laurea sulla letteratura italiana, la cultura popolare e il teatro piemontese. La scadenza del concorso è il 30 settembre alle ore 12. In ricordo del 70° anniversario del rastrellamento, si è tenuto nel cortile della Benedicta, in provincia di Alessandria, il tradizionale concerto di commemorazione e nell'area monumentale è stata inaugurata la mostra Abbey Contemporary Art.